La cura del dolore come problema etico e sanitario, il dolore come sintomo e come malattia, come cronicità di carattere biopsicosociale e ancora l'efficientamento della legge 38-2020 sulla cura del dolore, sconosciuta ancora da troppi cittadini, più del 70%, e ignorata nell'applicazione concreta dall'agenda istituzionale. Questi temi affrontati a Napoli nell'ambito della cerimonia inaugurale del 45° congresso dell'AISD, Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Presidente Pace, il dolore è il grande assente del PNRR, una riflessione su questo sarebbe dopo. Infatti questa è una cosa che ci ha fatto stare veramente male perché noi speravamo molto che il PNRR, così come le altre cose che si stavano aprendo, tipo DM71, DM77, eccetera, vedessero l'esistenza del dolore, soprattutto del dolore cronico, no? Esattamente come vedono l'esistenza delle cure palliative. Abbiamo spiegato mille volte che cure palliative e dolore cronico non sono la stessa cosa, abbiamo spiegato mille volte che con molto rispetto per le cure palliative, ma il dolore cronico avrebbe dovuto assumere un posto preponderante in questo PNRR. Quindi era una speranza, ma purtroppo una speranza che è stata vana. Speriamo che possiamo riconquistarlo facendo magari qualche progetto che in qualche modo possa far entrare il dolore cronico nella progettualità. Un altro passo da compiere sarebbe promuovere l'informazione sull'accessibilità alla terapia del dolore presso i cittadini. Promuovere l'informazione è assolutamente importante. Abbiamo visto con la survey di cittadinanza attiva che oltre il 70% dei cittadini non conosce la legge sul dolore, non sa a chi rivolgersi, passano 5 anni tra l'inizio del dolore cronico e la diagnosi della sua malattia e quindi è chiaro che è assolutamente necessaria l'informazione, l'informazione dei cittadini, delle strutture, dei medici, delle farmacie, di tutte le persone, di tutto il personale che può essere coinvolto in questo percorso.